Stefano? Ciao! Ma perché lo stavate facendo andare via senza raccontargli la fine del scavo a Vignale? Ma non stava andando via, stavo solo facendo una piccola pausa. Andiamo, tutte le scuse sono buone per rimandare. Forza Fra, mettiamoci qua seduti che ti racconto tutto. Allora, come forse ti hanno già detto, l'Amanzio continua a vivere lungo i secoli dell'impero, sicuramente fino al IV e probabilmente fino al V, subendo ovviamente varie trasformazioni. Io direi che possiamo iniziare partendo dal punto centrale, che è questo, del cortile. Sì, sì, per me va bene. Perfetto, allora ci dovrebbe essere una mappa annotata sul Wiki. Eccola. Del cortile abbiamo scavato solo una piccola parte, quindi dovresti riuscire a riconoscere, diciamo, la modifica successiva principale che è visibile in questo punto. Beh, direi che questi crolli sul basolato potrebbero essere qualcosa di successivo, anche se non riesco a capire bene che cosa sono. Bravo, hai colpito il punto. Il professore ritiene che insieme ai pilastri probabilmente vengono... Penso che siano, stanno esattamente a metà fra due colonne in questo punto e probabilmente esattamente a metà fra due colonne in quell'altro punto. Penso che possono essere quant'altro che dei piedritti, dei pilastrini messi per l'appunto fra due colonne per rinforzare una struttura un po' delabre, probabilmente quando hanno rifatto il tetto. La base di questi pilastrini dovrebbe essere qui, non al primo piano, per un motivo sostanzialmente, che una volta puliti, ci siamo accorti che loro si sono allargati, c'è ancora del tetto crollato, no? E loro sono crollati sul tetto. E questa dinamica di crollo normalmente è una dinamica di crollo che avviene quando, perché normalmente crollano prima i tetti e poi le pareti. I pilastri sono abbastanza stretti e una volta che l'abbiamo, diciamo, visti nella loro posizione non spatasciati, mi pare evidente che stanno esattamente a metà tra le colonne. Che siano asimmetrici tra le colonne i pilastri del primo piano è un po' improbabile, però tutto è possibile. Siccome sono due, o è una soluzione tecnica sofisticata, per carità, oppure è un inforzo. Che insieme ai pilastri probabilmente vengono anche risarciti i muri su cui erano affogate le colonne. Ce lo testimoniano le tracce di cacciopesto che vanno sopra alcune tegole che formano il muro. Per il momento le vediamo solo in questo punto. Scavando ancora potremo verificare se l'intervento è stato più esteso. Quindi per il cortile avete solo queste tracce che vi testimoniano il trascorrere del tempo? Per il cortile al momento abbiamo solo questo, ma nel resto dell'insediamento abbiamo altri segni. Ad esempio, qui nell'angolo esterno del muro che delimitava il portico nasce una piccola terma. Una terma? Ma scusa, ma già l'Amanzio e la villa non avevano una loro terma? Certamente, la villa doveva sicuramente avere una terma privata, che probabilmente è localizzabile nell'ambiente 15. Successivamente poi, con l'arrivo dell'Amanzio, dovevano esistere delle terme pubbliche. Queste potrebbero essere le terme rappresentate sulla pianta degli scavi del 1830, che potrebbero trovarsi più a sud del nostro limite di scavo. E quindi quest'altra terma a quando la datate? Questa è una bella domanda.
Non c'è nessun elemento che ci aiuta a capire esattamente a quando sia possibile datarla. L'unica cosa che possiamo fare è associare questo intervento ad un altro, che avviene sempre nell'ambiente 15. Guarda qui. Con la costruzione di questo muro, il 220, il portico costruito nel periodo precedente viene diviso in più stanze. Questa stanza qui viene intonacata e questi intonaci possono essere datati con buona precisione al secondo secolo. Quindi tu vorresti associare questo intervento alla costruzione della terma e quindi datarla al secondo secolo? Il ragionamento è questo che dici tu. Teoricamente niente collega i due interventi, però diciamo che una data intorno al secondo secolo non ci sta male. Evidentemente in questo periodo c'è un ridimensionamento della stazione di posta. E il fatto che una terma sia costruita qui, vicino al sistema idrico che è ancora in uso, funziona bene. Scusa l'ignoranza, ma come fate a dire che questa è una terma? Vedi questa? Dovrebbe essere una suspensura. Ci dà un'indicazione fondamentale, perché in effetti nel periodo successivo la terma viene riutilizzata e quindi viene probabilmente spogliata dei suoi elementi caratteristici. Inoltre abbiamo notato che sia i nuovi muri dell'ambiente 15 che la terma sono costruiti in materiali misti. Abbiamo pietre tagliate, mattoni triangolari e anche tegole fratte, ovviamente. Si distinguono dalle murature dei periodi precedenti, ma ne riutilizzano le componenti. Sempre attenti a vedere tutte le tracce, eh? Decisamente. Occorre fare molta attenzione a quello che si sta scavando. Tu non sarai mica uno di quelli che si perde in chiacchiere? Io? No, ma ti pare? Io sono sempre a stretto contatto con lo strato.